Eccoci qui ritrovati. Oggi faccio una cosa molto semplice, i taralli. Lo faccio perché ogni tanto si ha voglia di mangiare qualcosa di sfizioso. Se si comprano in supermercato, certo, sono più comodi, però se ce li facciamo noi a casa, qualcosa di simpatico, si possono fare anche se abbiamo ospiti. E poi se si prende un po' di manualità con, diciamo, i panificati, taralli, grissini, uno inizia a farsi anche i grissini, i cracker, è veramente simpatico. Quindi vi faccio vedere la ricetta dei taralli, li trovate tante anche su internet. Io questa l'ho selezionata tra varie ricette, l'ho fatta più volte e ora ve la faccio vedere. Un accorgimento: i taralli si devono cuocere nell'acqua bollente, quindi far bollire e poi mettere in forno, ma volendo si possono anche mettere direttamente in forno. È leggermente diverso, ok? Per preparare i taralli io utilizzo l'impastatrice. Gli ingredienti che ci servono per 500 grammi di farina, io metto 200 ml di vino bianco secco, poi ci metto 150 ml di olio extravergine di oliva, 15 grammi di sale che però devo far sciogliere su un po' di acqua, quindi prendo una tazzina da caffè, ci metto dentro il sale, ci metto dentro l'acqua, eventualmente la scaldo un po' con il microonde e le faccio sciogliere. Perché questo? Perché mi sono reso conto nel tempo che se il sale io non lo sciolgo, quando ho fatto l'impasto, che lui riposa, lascia tutti dei puntini bianchi in giro e ed è il sale che lascia appunto questi puntini ed è brutto e non si riesce ad amalgamare bene all'impasto, quindi io lo devo far sciogliere. Ora io metto dentro tutti gli ingredienti e poi impasto. Bene, il mio impasto si sta amalgamando. Basta qualche minuto perché qua io non devo far sviluppare maglia glutinica, devo solo che mescolarlo. Okay. Una volta mescolato, lui è bello morbido perché abbiamo messo un bel po' di liquido. Ora lo dobbiamo lasciare riposare. Riposare mezz'oretta. Tutti gli impasti devono riposare. Lasciamo riposare mezz'oretta e dopo prepariamo i vari taralli. Ecco, è passata mezz'ora. L'ho lasciato riposare l'impasto e ora preparo i miei taralli. Devo dargli un peso perché non posso farli a caso, altrimenti dopo quando si cucinano ce ne sono alcuni che rimangono crudi, altri che si cucinano troppo. Quindi io ho un peso. Io ho preso questa pallina, ho una bilancia, questa pallina fa 14 grammi. 14 grammi diventa bello grande. Se io sto sui 9 grammi, qua abbiamo un tarallo di una certa misura, eccolo qua, viene fuori non piccolo, eccolo. Questo è un tarallo di 9 grammi, me ne peso un po', me li preparo e dopo proseguo con la ricetta. Allora, io mi sono preparato 3 file di taralli, mi ha dato tantissimo impasto, è solo per farvi vedere poi la differenza. Come vi dicevo inizialmente, i taralli vanno preparati, fatti bollire e dopo un po' di ore messi in forno. Io ora vi faccio vedere la differenza di una parte li cucino subito, una parte li faccio bollire e li cucino subito, una parte li faccio bollire e li cucino tra qualche ora. Così vediamo la differenza, ok? Una curiosità, serve anche per avere un'idea di come vengono fuori le varie cotture. Quindi ho acceso intanto il forno a 170 gradi statico. Mi sono preparato, ho qua una teglia con la carta da forno e ora prepariamo anche la forma dei taralli. Quindi ne prendo uno, non lo lavoro troppo, faccio attorno a un dito, me lo lego attorno a un dito, lo giro, lo allungo un pochettino, ok? E ci siamo. È molto semplice anche perché l'impasto è veramente morbidissimo. Bene, cerco di avere un impasto che sia omogeneo da tutte le parti. Lo allungo. Quindi io quando lo giro così tra le dita,
non devo tirarlo troppo, in modo che rimanga, vedete, omogeneo, ha lo stesso spessore dappertutto. Lo giro intorno al mio dito e lo allungo un po'. Vedete che io adesso l'ho girato male, quindi si è rotto. Allora lo prendo, lo metto nella parte centrale del dito, così ho più spazio per arricciarlo e allungarlo un po'. La cosa giusta è che venga tutto dello stesso spessore. Questo è più sottile. Bene, l'acqua bolle, naturalmente non ci ho messo il sale perché l'abbiamo già messo nell'impasto. Ecco qua. Devo avere un mestolino forato e metto dentro i miei taralli con l'acqua che bolle. Eccolo qua. Non devo riempire la ciotolina, se è la ciotolina, la pentolina. Questi sono una decina. Quando tornano a galla sono pronti, se non tornano a galla gli do un aiuto con il mestolino. Aspettiamo. Come vedete sono venuti tutti a galla, eccoli qua, quindi sono pronti. Li metto sopra un canovaccio ad asciugare. Ecco. Questi sono i primi 10 che cucinerò subito. Ora preparo gli altri 10 che faccio bollire e cucinerò tra qualche ora. E poi gli altri 10 che cucinerò in forno insieme ai primi, però non bolliti. Bene, sono quasi pronti anche gli altri taralli. Intanto mi preparo quelli già cotti e quelli che metto dentro subito, senza cuocerli nell'acqua. Come avete visto prima e come potete vedere anche ora, ci mettono 30 secondi per cuocersi. E un'altra cosa che vi faccio notare è che non devo dimenticarmeli sopra il canovaccio, perché dopo loro si attaccano. Quindi li metto nel canovaccio un attimino perché rilasciano un po' di acqua, ma dopo li devo togliere perché sennò si attaccano. Io perché vi faccio vedere il doppio metodo? Perché con il triplo metodo, perché cucinandoli nell'acqua è più lungo. Adesso a me è avanzato un bel po' di impasto, eccolo qua, mi è avanzato tutto questo. Allora io cosa faccio? Nei prossimi giorni me lo cuocio, me lo faccio, ma se ogni volta devo prendere, cucinarlo nell'acqua bollente, lasciarlo qualche ora per dopo cucinarlo in forno, cioè diventa impegnativo e uno rischia di non farlo più. Ma già solo il fatto di farli cuocere nell'acqua bollente e poi in forno diventa un po' impegnativo. E quindi io cosa faccio? Vi faccio vedere le tre soluzioni, perché secondo me anche fatti direttamente al forno sono buoni. Il forno è caldo, ora questi li metto dentro e questi altri poi li sposto e me li faccio più tardi, tra qualche ora. Allora, ho cucinato i taralli, come vi ho detto, quindi io qua ho le due... Eccoli. Questi sono quelli che io non ho cotto con l'acqua. Lo assaggio. È molto friabile. A me piace molto questa soluzione. Questi, così alla vista non si vede molto, questi qua sono leggermente più lucidi. Questi sono meno friabili, sembrano, non voglio dire crudi, però hanno un gusto differente. A me piacciono, mi soffoco, mi piacciono un pochino meno.
Secondo me, farli e poi cuocerli direttamente al forno, senza cuocerli con l'acqua, è la soluzione ideale. Ci fa risparmiare tempo e vengono fuori buoni. Domani, per curiosità, metto al forno quelli che ho cotto e che ho lasciato da parte per vedere la differenza, visto che la ricetta prevede un tempo di riposo. Vediamo. Però, ripeto, secondo me questi al forno diretti vanno benissimo. Ciao! Oggi è l'indomani di ieri. Ho fatto i taralli al forno dopo che si sono asciugati. Ne sono rimasti solo due, ve li faccio vedere perché purtroppo li mangiamo in continuazione. Sono buoni. Magari, secondo me, è un po' una scocciatura aspettare qualche ora per poi farli. Però se uno ha il tempo, magari sabato o la domenica, se li prepara, dopo se li fa, sono più buoni. Se no, la soluzione migliore, come vi dicevo ieri, è quella di prepararli e cuocerli al forno. Diventano friabili. Questi sono buoni, ma non più buoni di quelli friabili. Sono solo leggermente diversi. Ciao!